con cordialità il mio saluto di pace e bene. Oggi 5 di giugno la Chiesa nel suo calendario ci fa ricordare San Bonifacio. Vilfrido, nato in Inghilterra nella seconda metà del 600, 670, 674, morirà in Germania nel 754. Bonifacio è monaco, come la maggior parte del clero inglese di questo periodo. Qual è la sua storia e qual è il suo compito? Vilfrido viene inviato insieme a molti monaci a rievangelizzare le zone che avevano subito le invasioni barbariche. Siamo nella Germania odierna, più o meno fra la Germania e la Francia, in queste zone. E Bonifacio, Vilfrido, inizia questa sua predicazione. Ottenuto dal Papa l'incarico di essere il vescovo di queste zone, verrà consacrato, cambierà il suo nome da Vilfrido in Bonifacio e inizierà per il resto della sua vita, della sua lunga esistenza, ad essere un evangelizzatore di queste zone. Il compito più difficile è l'evangelizzazione della tribù dei Sassoni a nord della Germania. E proprio durante una di queste spedizioni, di queste missioni, Bonifacio troverà la morte. È però l'uomo che ha saputo dare unità, che ha saputo dare coraggio, che ha saputo dare un programma alla evangelizzazione della Germania, creando un centro missionario che ancora oggi è il centro e il cuore della Chiesa cattolica in Germania, il monastero di Fulda, il monastero dove i missionari si formavano, si riposavano, ricominciavano una nuova azione. Bonifacio ci aiuti ad essere missionari continuamente mandati in mezzo al mondo. A voi pace e bene.